ha annunciato tutte le linee guida della Camera di Commercio, quindi anche con un approfondimento particolare dei programmi. Volevo aprire un attimo una finestra su quello che sta facendo in questo momento l'azienda speciale, CEPAS, la nostra azienda speciale che insomma ha una mission, un'attitudine ben precisa che riguarda lo sviluppo dell'impresa, diciamo coniugata in un diciamo non nel breve termine, ma perlomeno possiamo considerarla nel medio termine. Quando parlava prima il Presidente di cultura d'impresa, ci vengono in mente tutte le attività del CEPAS. In particolare per il 2013 abbiamo messo a punto un programma che è piuttosto ambizioso, come deve essere, e che tutto sommato va proprio nell'ottica di andare a definire tutti quegli aspetti che sono in qualche modo carenti nel nostro territorio. Faceva riferimento prima Presidente alla dimensione d'impresa, alla scarsa attitudine dell'impresa ad internazionalizzarsi o ad approcciarsi con sistemi moderni e innovativi, quindi insomma questo è un po' quello che vuole fare il CEPAS nell'ottica della cultura d'impresa. In particolare nel programma cercherò insomma di presentarvelo in maniera sintetica, però questo programma contiene due parole chiave: da una parte formazione e conoscenza, intesa nel senso più ampio possibile, poi vi dirò, e dall'altra insomma ricerca, conoscenza e scienza. Questo è un po' quello che caratterizza un po' da sempre la nostra azienda speciale e che nell'ottica delle linee guida camerali ha cercato di tirare giù un programma di attività. Per quanto riguarda la formazione e, dicevo, conoscenza, abbiamo un percorso ormai tradizionale, da diversi anni lo stiamo portando avanti, che è sostegno e promozione di impresa, che consiste nell'andare da una parte a formare le imprese, ma una formazione continua che va, che si conclude con assistenza e tutoraggio di imprese. Imprese che sono da una parte imprese mature, quindi imprese che hanno bisogno di fare un salto di qualità, imprese che stanno in start-up, quindi imprese che si avviano all'attività, e questo si coniuga anche con una linea di credito che abbiamo in Camera di Commercio, quindi diamo un po' tutti gli strumenti utili all'impresa per poter partire nella maniera adeguata, e dall'altro una linea che abbiamo aperto diciamo sul finire del 2012 che è quella delle imprese matricole, quindi andiamo proprio a seguire imprese matricole nell'internazionalizzazione, quindi imprese che si stanno affacciando sui mercati internazionali, che hanno iniziato a fare delle esportazioni ma in maniera non abituale, solo occasionale, quindi insomma cerchiamo di farle essere vere protagoniste sui mercati internazionali. Ovviamente non è semplice, sempre per le carenze che scontiamo a livello strutturale, non solo come impresa ma anche come territorio. Si faceva appunto prima riferimento alle infrastrutture, che non sono solo quelle materiali, ma ci sono anche infrastrutture immateriali che per il nostro territorio sono piuttosto grandi. Sempre collegato a questo, all'elemento insomma della formazione e della cultura d'impresa, stiamo seguendo anche qui ormai da diversi anni la responsabilità sociale d'impresa, quindi anche qui cerchiamo di incentivare, di promuovere quello che è il comportamento socialmente responsabile dell'impresa, non solo perché fa bene a una cultura, fa bene a una società, ma anche perché si sposa perfettamente con quello che è il nostro territorio, le caratteristiche del nostro territorio, e poi perché insomma è stato provato che fa bene anche all'economia e alla finanza delle imprese avere un certo tipo di comportamenti. Stiamo chiudendo quest'anno il premio, per il prossimo anno sono previste sempre delle attività formative e informative e di assistenza, e strettamente collegato a questo c'è un tema che abbiamo anche questo iniziato a sviluppare compiutamente nel 2012, quello della Green Economy. Abbiamo impostato questo progetto che abbiamo denominato Fiducia Sostenibile, con il sostegno concreto e finanziario anche dell'Unione Nazionale delle Camere di Commercio, che prevede di partire da una fase di prima formazione fino ad arrivare a un vero e proprio check-up aziendale e alla ricerca, insieme a tecnici e esperti anche dell'università, alla ricerca di soluzioni per le imprese che vanno sempre alla ricerca di un efficientamento energetico da una parte e dall'altra quella di soluzioni innovative proprio nella gestione delle energie
dell'energia all'interno dell'impresa. Ovviamente c'è un aspetto da non dimenticare, sempre connesso alla formazione, come dicevo, una formazione sempre nel senso più ampio del termine, che è quello, il collegamento che stiamo attuando con le scuole, con le università e con gli istituti tecnici superiori. Stiamo facendo un'attività continua che coinvolge diverse scuole e diverse decine, se non centinaia, di studenti sull'orientamento alla professione, orientamento allo studio e di cooperazione con le scuole. Quindi abbiamo attivato, poi insomma chi di voi è stato al Job Day che abbiamo fatto a ottobre ha visto un po' le attività che stiamo facendo in concreto, quindi abbiamo attivato stage, laboratori per la creazione di impresa o per la creazione di professioni, quindi insomma dal commercialista in rapporto con il registro delle imprese all'assistenza specifica di alcune figure professionali particolari delle imprese, eccetera eccetera. Questo sempre in collegamento con le scuole, un'attività che ovviamente si impegna assolutamente in quello che dicevamo prima, quindi culture di impresa e preparazione di una società che non è solo economica per gli anni futuri, quindi insomma cerchiamo di disegnare un territorio che tra 10 anni sarà un po' diverso da quello di oggi, perlomeno speriamo, queste sono le intenzioni. Questo ovviamente si sposa anche con una parte che non è solo formativa ma è anche di correlazione, di collegamento con gli altri enti locali. Diceva prima il Presidente, di certificazione, sburocratizzazione, noi abbiamo un'attività di collegamento con gli sportelli unici delle attività produttive dei comuni che c'è da diversi anni, ma diciamo negli ultimi 2 anni anche per un discorso normativo si è incentivato molto, praticamente siamo diventati i principali interlocutori dei comuni per quanto riguarda le loro attività burocratiche relative alle imprese, quindi sportelli unici, e considerate che nel 2012 abbiamo chiuso circa 11 seminari rivolti ai comuni, e generalmente partecipano tra i 40 e i 45 comuni ogni volta, e abbiamo risposto ad oltre 300 quesiti. Questo insomma ci dà l'idea di un'attività importante che stiamo facendo nei confronti dei comuni, un'attività assolutamente non obbligatoria, insomma un'attività che abbiamo scelto di fare per rendere più facile la vita delle imprese e sposarsi con quello che in realtà facciamo un po' quotidianamente. Rispetto a questo ovviamente noi abbiamo tutte le attività di formazione classica, quindi i corsi che andiamo a fare sulla base dei fabbisogni che andiamo ad individuare, e particolarmente importante in questo senso il nostro sistema informativo Celsius, che probabilmente conoscete, insomma noi annualmente andiamo a verificare quali sono i fabbisogni formativi e professionali delle imprese, quindi lì cerchiamo insomma di andare a collocare i corsi della nostra azienda speciale, senza insomma andare ad inflazionare corsi già fatti da altri o addirittura fare corsi che in realtà non hanno nulla di preparazione né professionale né imprenditoriale. Questo sarà anche un anno un po' di ripresa di quello che è la nostra ricerca scientifica, tra virgolette. Vi ricordo, noi abbiamo un centro studi sull'economia del nocciolo e della castagna che diciamo soprattutto sul fronte della castagna sta riprendendo un po' di spessore. Abbiamo fatto da poco un incontro con tutti i comuni interessati dalle attività castanicole, le associazioni di categoria, il Ministero dell'Agricoltura e l'Università, per andare un po' a studiare quello che è questa problematica grossa inerente alla castagna, che ricordo insomma è un'attività che oltre a portarci lustro, ma ci porterebbe una bella quantità di denaro. Il valore aggiunto relativo alla castagna è piuttosto importante, come sapete, e praticamente quest'anno abbiamo toccato il fondo, quindi insomma le produzioni sono estremamente rarefatte, e questo crea dei problemi dal punto di vista economico, a volte anche di mantenimento di questa tipologia di azienda, che insomma vanno anche a caratterizzare buona parte del territorio dei Monti Cimini. Insomma, abbiamo cercato di creare questo tavolo per andare a vedere, cerchiamo di ricapire un po' quello che sta succedendo, perché poi insomma oltre al Cinibri ci sono stati altri fattori che si sono messi insieme, quindi andiamo a cercare di studiare questo fenomeno e andiamo a proporre delle soluzioni ovviamente dovranno essere
di breve termine per tamponare anche le problematiche di reddito che si trovano ad affrontare gli agricoltori e di medio e lungo termine per andare a risolvere strutturalmente quelle che possono essere le problematiche collegate a parassiti, batteri o agenti patogeni, eccetera, eccetera. Quindi insomma ci siamo lanciati in quest'opera in maniera abbastanza consistente, continueremo subito dopo le feste a lavorare in stretta sinergia con il Ministero, l'Università, la Provincia e le associazioni, insomma ci stanno dando una mano molto consistente, stiamo andando insieme su questo verso insomma, la soluzione di questa problematica, che sappiamo non sarà sicuramente di breve termine. Come dicevo insomma, all'inizio cioè, si occupa un po' di tutte quelle che sono problematiche di medio termine, sperando insomma, che comunque almeno in medio termine possano avere qualche riscontro positivo. Un paio di iniziative molto interessanti che dobbiamo portare avanti. Ribadisco un po' il concetto dello stretto legame che c'è tra la Camera di Commercio e l'Università, e in particolare c'è con l'Università che insomma, da sempre collabora strettamente con diversi dipartimenti, con diverse facoltà prima, adesso dipartimenti dell'Università. E in particolare ci sono stati commissionati due convegni, uno è un convegno nazionale dell'Associazione Italiana di Ingegneria Agraria, quindi insomma sono convegni di una certa importanza e di una certa portata scientifica, dove ovviamente oltre ad essere attori nell'organizzazione insomma cerchiamo di portare anche dei contenuti, e l'altro strettamente collegato al tema di cui parlavo prima è il convegno sempre nazionale sull'attività castagnetica. Anche questo insomma porteremo avanti in stretta sinergia con l'Università, questo insomma sempre per dire che il CEPAS, oltre ad essere il nostro braccio operativo per quello che riguarda la formazione, ma insomma sta andando fortemente verso un'attività di innovazione e scientifica. Questo più o meno in sintesi.